Ciao, sono la dottoressa Katia Lalli. Oggi ti voglio parlare dell'allergia al nickel e l'alimentazione. Prima di tutto, che cos'è il nickel? Il nickel non è altro che un oligoelemento, un metallo, presente in diverse parti. Si trova nell'acqua, si trova nel terreno, si trova nelle tinture dei capelli, nei coloranti. Soprattutto la cosa più importante da fare attenzione, si trova negli alimenti. Ci sono degli alimenti che contengono un grande quantitativo di nickel, soprattutto il cacao, il lievito in polvere. Ci sono i legumi, sia freschi che quelli secchi. I crostacei contengono tanto nickel, le noci, le nocciole. E il nickel è uno dei metalli che dà più allergie in assoluto. I livelli di allergia possono essere diversi. La dermatite si può presentare subito, per esempio la dermatite locale da contatto si può presentare subito, oppure in alcune persone si può presentare anche negli anni, nel senso che stare a contatto sempre con le stesse sostanze che contengono il nickel può portare ad una sensibilizzazione della tua pelle e quindi l'allergia poi si manifesta in maniera ritardata. Comunque, parlando di alimentazione, quali sono gli alimenti che puoi mangiare tranquillamente? Le carni contengono meno nickel rispetto ai vegetali e soprattutto il pollame. Tutto ciò poi che è latte e i suoi derivati, quindi yogurt, ricotta. Puoi mangiare anche i formaggi stagionati, formaggi di ogni tipo, anche il parmigiano reggiano, il pesce fresco. Ci sono alcuni pesci che dovresti evitare, tipo il tonno, lo sgombro, perché contengono più nickel, quindi dovresti stare attenta a questi alimenti. I vegetali in generale, puoi mangiarli tranne alcuni, come il pomodoro, gli spinaci e gli asparagi, che sono invece ricchissimi di nickel. E comunque poi dovresti stare attento a alcuni comportamenti quotidiani. Prima di tutto, quando vai a cucinare, utilizza delle pentole in ceramiche, in vetro o smaltate, che quindi non contengono nickel e non c'è la possibilità di passaggio del nickel dalla pentola all'alimento. Cerca di non indossare accessori che contengono nickel, anche per esempio abbigliamento, reggiseno con il bottoncino di metallo, la cinta con la fibbia di metallo. Fai in modo che non sia mai a contatto diretto con la pelle. Quando vai a comprare il sapone, il bagnoschiuma, leggi sempre l'etichetta, perché ci sono dei bagnoschiumi a cui viene eliminato il nickel, quindi devi puntare a comprare quel bagnoschiuma. Praticamente non fumare, perché il fumo comunque contiene nickel, e per qualsiasi domanda a proposito puoi lasciarmi un commento. E inoltre, se il video ti è piaciuto, scrivimi un tuo parere. Grazie, ciao.